Oggi è di transito a Cava dei Tirreni Vittorio Barbanotti, attivista per i diritti umani. È partito in bicicletta da Milano il 13 aprile con la finalità di arrivare a Palermo il 19 maggio. Questo non è il primo viaggio in bicicletta che Vittorio intraprende a favore di una, a favore di una cultura sui diritti umani. Vuoi raccontarci del tuo primo viaggio? Cosa ti ha spinto ad intraprendere la battaglia per i diritti umani? Ma allora, eh, il primo viaggio innanzitutto è stato appunto da. Da Milano, a Roma, eh, da Milano a Roma e eh, è stato un 14 giorni veramente tosta perché eh, non mi sono neanche riposato neanche un giorno, neanche quando ho scavallato gli Appennini fra Bologna e Firenze e eh, sono arrivato veramente molto 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 stanco. Eh, questa cosa eh, ho iniziato a farla proprio perché eh, sono stanco, eccessivamente stanco delle, delle semplici parole eh, fini a se stesse, perché poi l'altro ogni volta che andiamo a vedere i sondaggi degli anni precedenti. Andiamo a vedere che sono, sono aumentati gli episodi di bullismo, sono aumentati gli episodi di violenza sulle donne, sono aumentati gli episodi di, femmin di femminicidio e di conseguenza io a mio modo dico basta, bisogna veramente mettere un fermo, uno stop a queste, a queste forme di violenza. E di conseguenza ho detto se eh, il mio modo di eh, lottare contro le violenze, i femminicidi e il bullismo è quello di sacrificare anche me stesso, eh, lo, faccio, lo faccio più che volentieri. Ecco, e soprattutto lo faccio anche perché eh, desidero fortemente, eh, non per le generazioni magari attuali, che o meno male hanno ormai purtroppo, o, o le generazioni mie, che purtroppo hanno la mentalità no? dove la donna serve solamente a uno, due, al massimo tre cose, no? ma, ma avere profondamente eh, valore e considerazione delle donne no? e di conseguenza combattere, combattere queste, queste cose. No? I diritti, umani, I diritti umani introdotti all'interno di tutti gli istituti scolastici soprattutto possono mettere nella condizione di far crescere le nuove e future generazioni con una cultura a loro volta di eh, ostruzione, di, di lotta, di contrasto. Alla cultura invece della violenza o della considerazione che la donna è un essere inferiore rispetto, rispetto all'uomo, ma semmai è l'in contrario. Mi raccontavi anche del viaggio verso Strasburgo, cosa puoi dirci? Quali emozioni hai provato? Ma Lì è stata un'emozione continua, dalla, dalla partenza alla fine. Il viaggio di verso Strasburgo è stato soprattutto ideato, diciamo, è stato attuato nel 2018 a maggio del 2018, eh, però nella realtà era partito eh, a settembre del 2017. Solo che è arrivato a 4 km, 4 km e mezzo da da Serravalle scrive che era una delle tappe che avevo in, in calendario, la bicicletta mi ha tradito, ecco come, come si osa dire, perché si è spaccata la catena in due e io la catena è andata fino in raggi, io sono volato per terra e mi sono fratturato tutte e due le mani e quello non è stato una cosa molto molto piacevole. Solo che ho detto io voglio dare un'impronta a questo, voglio continuare a lottare, Finché veramente si sarà riusciti a ottenere qualcosa su questo, e sono ripartito nel, a maggio, il 12 maggio del 2018. Sono state tutte tappe veramente molto, molto emozionanti, e fra l'altro sono partito proprio. Dalla città da dove mi ero fatto male, proprio per, da serravalle Scrivia, dove fra l'altro ho trovato anche nell'amministrazione comunale, nella cittadinanza e tutto, una sensibilità, una uh, simpatia veramente che te la fanno, ti fanno rimanere nel cuore certe, certe emozioni e che fra l'altro non dimenticherai mai magari. E è stato molto emozionante anche nelle tappe in Liguria, dove sono stato ospitato molto, molto piacevolmente, purtroppo non in tutte le città, però in alcune particolarmente significative. L'unica cosa della Liguria è che forse avevo sbagliato io la stagione e ho preso tanta di quell'acqua che Volendo fare una battuta potrei dire che arrivava alla fine della tappa, che ero più bagnato io dell'acqua che scendeva, insomma, ecco per quello. Poi eh, anche, anche in Francia è stata particolarmente emozionante. Eh, sono voluto passare, per esempio, per dirne una, sono voluto passare da Nizza. No? e andare a visitare, siccome era anche il giorno dopo, era anche un giorno programmato di riposo, sono voluto andare a visitare il luogo della strage di quando qualche anno fa il, il camion ehm, sfondò le, le barriere di, di divieto e tutto, e invadendo il, il lungomare. Ehm, o bene o male uccise diverse persone, ne ferì altrettante, tutto. È stato un po' il mio modo di rendere omaggio a questa, a questa strage. L'unica cosa che mi è dispiaciuto è che lì a Nizza non ho visto quello che era, perché era stato tolto precedentemente per una questione di mercato e non ho visto quello che doveva essere l'altarino dedicato a, alla memoria delle vittime e tutto poi le altre tappe in genere sono state abbastanza significative e no eh, alcune Anzi diciamo che in Francia a dire la verità mi sono arrangiato il più delle volte da solo, eh, sia nella, nel dormire, nel mangiare e tutto, ma è stato molto emozionante l'arrivo ecco, in Francia perché dovevo essere ricevuto dai parlamentari europei. Eh, ma purtroppo anche il mio ritardo dovuto al percorso, dovuto agli errori di percorso, dovuto insomma a tante e molteplici cose, sono arrivato che praticamente gli ero parlamentari, anche nostri, eh, avevano già finito la loro presenza e sono andati via. Però è stato molto, molto emozionante perché sono andato un po' più in alto del Parlamento europeo e sono stato ricevuto, chiedo scusa se non mi ricordo il nome, ma eh, sono stato ricevuto invece dal rappresentante eh, italiano al Consiglio d'Europa, però ancora prima precedentemente, eh, stavo dimenticandomene, ancora prima precedentemente a Strasburgo, di arrivare a Strasburgo, a Ginevra invece mi sono incontrato con l'alta permanenza della Presidenza della Repubblica appunto a Ginevra, no? che è stato un incontro molto sensibile, molto simpatico, e di fatti anzi la rappresentante è stata lei che mi ha preparato nello stesso giorno. L'incontro con, con il rappresentante del Consiglio d'Europa. Quello che però stavo rischiando anche qua di dimenticarmi è stato che quando sono arrivato a Strasburgo, come si può dire, è stata una forte emozione perché con la coscienza di aver fatto. Tutto da solo, cioè il percorso interamente da solo, aver sopportato anche gli errori di percorso, le salite perché lì fra Appennini e Alpi è tutto un po' un misto: no? salite veramente difficilissime, interminabili e anche con tanta, tanta, forse anche troppa pioggia. È la. Quando sono arrivato a Strasburgo, che ho tirato i freni per l'ultima volta e sono sceso dalla, dalla bicicletta per l'ultima volta, onestamente mi ha preso una forte emozione e, e dalla gioia ho pianto. Ecco. Quindi l'emozione, l'emozione che è il fil rouge che collega tutti i tuoi sì, viaggi. <ride> Difatti. Ed ora invece la sfida è Milano-Palermo. Finora gran parte del viaggio è stato portato a termine, infatti, sei nel sud inoltrato I diritti, umani cioè, amo tantissimo, insomma. <ride> i diritti umani sono sempre al centro del tuo peregrinare Mh, vedevo prima anche un cuore sulla tua maglietta sì è un cuore è un cuore questo appunto che eh, ho deciso di dedicare a due miei amici carissimi eh, il secondo, non, sinceramente eh, spero di non offenderne la memoria, non lo conoscevo, però lo conoscevo come amore per il quale anche lui trasmetteva per queste cose. Conoscevo invece personalmente eh, Daniele Nardi, no? che era un mio carissimo amico, uno che nonostante eh, avesse più di vent'anni, meno di me, Uh, aveva delle capacità, uh, um, delle capacità in tutti i campi possibili, immaginabili, aveva delle capacità veramente notevoli e devo dire che a me ha, ha insegnato molto, ha insegnato soprattutto una cosa, che quando credi profondamente in qualcosa e che questo uh, qualcosa possa contribuire a cambiare le cose, poi magari potrei anche non riuscirci, però la tua volontà deve essere la prima cosa che va avanti fino alla fine e, e in modo interminabile. Difatti nei viaggi che faccio eh, porto anche a dietro una bandiera che si chiama l'alta bandiera dei diritti umani che cercherò di far firmare a più persone possibili, anzi quasi quasi oserei dire che mi piacerebbe andare via da Cava dei Reni dove magari non c'è neanche più spazio, neanche in questa bandiera, eh, per firmare e anche questa bandiera è stata, è stata ideata da lui, Difatti, la mia prima bandiera me la diede personalmente lui quando ci incontrammo a Biella in una sua rappresentazione. Del, del viaggio. Dietro le spalle ho un altro cuore molto più grande eh, di questo, e eh, in ogni caso, anche questo, sempre con il, con il nome Daniele Nardi e Tom Ballar, perché saranno sempre con me nelle mie imprese, nel mio cuore e anche nella, nella mia mente. Insomma. E l'obiettivo di, sì, di questo viaggio? è Sempre diritti umani? Sì, l'obiettivo di questo viaggio è sempre dei diritti umani nella speranza che eh, si possa introdurli all'interno delle scuole la prima e la seconda elementare, magari no perché fosse un po' eccessivamente presto, però dalla terza sicuramente sarebbe molto indicativo, molto importante perché possa mettere le, eh, le nuove le future generazioni nella condizione di eh, avere un contrasto netto eh, non solo per il loro attuale vivere ma anche per, la per il vivere futuro della, della loro crescita, della loro fanciullesca della, sì, del loro essere fanciulli no? ecco, e, e anche dell'essere soprattutto adulti dove le forme di violenza verso un proprio congiunto, ma anche le forme di bullismo, come purtroppo in Italia ne siamo drammaticamente pieni, no? servono solamente a una cosa, ovvero servono solamente a dimostrare quanta veramente cattiveria, ma soprattutto quanta vigliaccheria ci sia. E non credo che abbiamo bisogno di essere vigliacchi per questa cosa. Grazie Vittorio per la tua forte testimonianza a favore dei diritti umani. Ma e ti ringrazio anch'io, ringrazio tutti voi e spero appunto che possa servire come la mia ultima, eh, la mia ultima goccia di sudore deve, deve farmi dire finalmente sono arrivato a Palermo. Grazie.